Buonasera e benvenuti da Biologi per il Rinnovamento. Questa sera ci sarà una puntata speciale, particolare, il lavoro del biologo, due esperienze a confronto. Qualcuno dice che non ci sono sbocchi lavorativi per quando ci si iscrive alle facoltà di biologia. Beh, questo non è vero, anche perché i biologi sono veramente pochi quelli che sono a spasso senza lavoro. Stasera abbiamo due ospiti che si confronteranno in questo talk, più che un webinar di formazione, però ci daranno anche le loro esperienze. Abbiamo sia la dottoressa Laura Pandolfi, che è una biologa chiaramente ricercatrice e ha anche un blog, Le storie di una biologa, che sono su Instagram, racconta le sue esperienze sia come biologa che come mamma. E poi abbiamo la dottoressa Gloria Marchini, che è una biotecnologa iscritta chiaramente all'Ordine Nazionale dei Biologi e ha fatto diverse attività, tra l'altro di ricerca, e lascerei poi a loro chiaramente la parte di bio e di presentazione, che hanno preparato due slide. Le farei entrare in studio se la regia riesce. Io ho un po' di problemi di connessione, quindi ho qualche latenza e mi scuso nell'eventualità se ci parliamo sopra. Benvenuta e benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo. Buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti. Buonasera, ci sarà la possibilità anche di farvi delle domande sul percorso, e ci sono anche delle magari piccole parti dove potremmo discutere anche parte del nostro programma elettorale, che vi ricordo, per quanto riguarda la parte regionale Lombardia, ancora non è esposto. C'è il nazionale, lo trovate sul sito, su tutte le pagine di tutte le regioni di Biologi per il Rinnovamento, però a brevissimo avrete anche quello della Lombardia, che è pronto ormai già da un tot, anche se vi ricordo che iscrivendovi alla mail, alla newsletter su biologiperilrinnovamento.com, in fondo ad ogni pagina potete cliccare Lombardia o altre regioni che voi interessano e ricevere la newsletter che invieremo domani sera, con anche delle novità e il secondo questionario che potrete compilare. Allora, innanzitutto, benvenute nuovamente e grazie della disponibilità in quel di agosto, non ci fermiamo lo stesso. E ecco, lascio a voi un attimo la parola se volete introdurre il vostro argomento di oggi. Sì. Da cui è partito tutto, appunto, come diceva il dottor Rossetto, ci tenevo a fare, nel mio modo delle storie di una biologa, un webinar che fosse esperienziale da biologo, perché appunto, come si diceva all'inizio, spesso mi sento dire che ma è vero che non c'è lavoro come biologo, è vero che la laurea in biologia non porta nessuno sbocco lavorativo, e allora effettivamente in università ti inondano un po' con questo mood, cioè sembra che hai scelto la facoltà per eccellenza che non ti darà mai lavoro. Mentre mano a mano che si va avanti si capisce che invece è più un problema di non conoscenza e di ignoranza piuttosto che di non opportunità lavorative. Motivo per cui ho deciso di proporre questa tipologia di webinar invitando una collega
perché si possa invece capire che non è che non c'è lavoro, è che non si conoscono le cose, per cui era giusto per presentare, diciamo, due lavori diversi, due esperienze diverse, per cercare di aiutarci, no, a capire che invece il lavoro c'è, ma bisogna soltanto capire come informarsi e come fare. Quindi ecco, era questo. Tra l'altro entrambe avete partecipato come tutor al progetto tutorship che c'è stato di preparazione all'esame di Stato e avete avuto possibilità di confrontarvi anche con tantissimi colleghi che avevano questo dubbio, no? Faccio l'esame, ok, mi iscrivo, vale la pena? Certo, se vuoi lavorare come biologo, sì, a prescindere da questo, che vi ricordo è obbligatorio sia per poter lavorare, ma soprattutto per potersi fregiare del titolo di biologo, oltre all'esame di Stato, anche essere iscritti. Però questo sicuramente andremo un po' più a chiarirlo magari in questo talk. Tra l'altro si stanno svolgendo gli esami di Stato e ci sono tantissime richieste che mi sono arrivate, mi hanno girato diverse email che chiedono se si rifarà il progetto per la sezione di novembre. Ci stiamo lavorando e farò di tutto per riuscirci in qualche modo, ma chiaramente siamo in un momento molto particolare e quindi dobbiamo seguire delle regole e aspettiamo di conoscere quali possono essere gli sviluppi anche del progetto tutorship. Dottoressa Marchini, prego, a lei la parola. Bene, allora mi presento un po', appunto, come ha detto Laura. Diciamo, oggi parliamo un po' del lavoro per i biologi. Innanzitutto, diciamo, partiamo questa prima parte, diciamo, presentiamo un po' in generale quelle che sono le prospettive. Poi, in particolare, io farò una prima parte in cui mi occuperò di un po' la ricerca clinica nel mio piccolo, perché mi sono laureata comunque a febbraio 2021, quindi relativamente da poco, mettiamolo così, e quindi vi offro un po' quella che è la mia esperienza e poi successivamente Laura ci spiegherà la sua, diciamo, esperienza. Ok, allora lascio a voi direttamente la possibilità di proiettare se avete preparato delle slide. E vi ricordo che potrete postare anche le vostre domande e vi risponderemo in diretta. Vediamo se riusciamo ad aggiungere lo streaming. Vi ricordo, qualche ritardo ce l'ho, colpa mia anche nella... Perfetto. Si vedono? Perfetto, perfettamente, sì, prego. Ok, allora niente, questo è... possiamo passare già alla slide successiva perché abbiamo già introdotto un po' l'argomento e come appunto abbiamo detto all'inizio faremo, diciamo, due parti. La prima dove Gloria racconterà la sua esperienza di ricerca clinica e mentre io farò ovviamente la mia esperienza, quindi dove parlerò, diciamo, all'inizio della mia iniziale carriera nell'ambito della ricerca scientifica per poi spostarmi nell'ambito diagnostico. Ci tenevo a far vedere l'albero dei biologi che trovate tra l'altro sul sito dell'Ordine Nazionale dei Biologi per farvi capire l'importanza della presentazione di oggi, che come vedete non è che potevo invitare 200 milioni di persone per raccontare tutte le esperienze, tutte le possibilità lavorative che può offrire il lavoro del biologo. Per cui se volete dare un'occhiata sul sito potete trovare questo bellissimo PDF, questa immagine dove si capisce veramente quante opportunità lavorative ci sono come biologo. È solo una questione di informazione. Qui oggi vi racconteremo due, tre esperienze, quindi poi per favore cercate di informarvi anche voi sui luoghi giusti, sui siti giusti, senza abbattervi, ma cercando di capire dove potete trovare le informazioni giuste. Allora, inizio a presentarmi io velocemente, giusto per capire chi sono, per farvi capire chi sono e qual è più o meno il mio percorso, ma poi ve lo spiegherò nel dettaglio più avanti. E appunto sono biologa, come dicevamo fin dall'inizio, iscritta all'ordine perché sennò tendenzialmente non si può lavorare, perché non si può esercitare la professione del biologo se non iscritti all'ordine del Nazionale dei Biologi. Io nasco da una laurea magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica perché mi è sempre interessato l'ambito biomedico. Ho poi svolto un dottorato in biologia all'Università di Milano Bicocca per poi tentare il percorso della ricerca, che poi vi spiegherò dopo,
e poi ho deciso di spostarmi nell'ambito della diagnostica e quindi iniziare la scuola di specializzazione non medica, che vi spiegherò anche questo dopo, come si fa, che cosa serve, che cosa permette avere questo titolo. Sono stata, diciamo che mi hanno dato anche il riconoscimento, e questa è una cosa su cui io scherzo un po', ma in realtà i miei amici e il mio comparto in generale mi sgrida per questo, perché io ci scherzo su, ma in realtà è una cosa che per me è stata importante, cioè mi hanno dato, diciamo, loro il titolo di paladina italiana della salute l'anno scorso a Roma, scelta tra le ricerche scientifiche in Italia, quindi è stato, diciamo, un po' un mio orgoglio personale. E poi, come diceva il dottor Rossetto, ho anche un account Instagram, Le storie di una biologa, dove, se volete, potete venirmi a trovare, fare domande, ma in realtà è più un racconto mio personale di se è possibile associare, diciamo, il lavoro da biologo e fare la mamma, perché di fatto sono mamma, e quindi spesso mi viene chiesto, ma è possibile fare la mamma e lavorare? Sì, è possibile, però non è questo. No, dico, lo fanno in milioni, e soprattutto vorrei far notare, appunto, il premio che ha ricevuto, e sempre di più le biologhe italiane comunque sono tra le più influenti e le più importanti al mondo, quindi insomma nelle prime 10 sono 6 forse biologhe, quindi, e forse anche italiane. Questo è importante, perché c'è sicuramente un grande sviluppo. Prego. E adesso lascerei la parola a Gloria di presentarsi, perché sicuramente saprà lei meglio di me la sua vita e il suo percorso, e poi lei racconterà appunto della sua esperienza nella ricerca clinica, che cos'è e come si fa ad arrivare a fare ricerca clinica. Prego, Gloria. Allora, buonasera a tutti. Allora, anch'io sono una biologa, sono iscritta all'Ordine dei Biologi, sono laureata magistrale in biotecnologie industriali all'Università di Milano Bicocca, e diciamo che qui ho avuto modo di focalizzarmi e di poter scegliere alcune materie nel mio piano di studi che mi hanno improntato più in quella che è la parte di biotecnologie farmaceutiche, mettiamola un po' così. E quindi mi sono un po' specializzata su questo. Attualmente sono una collaboratrice professionale di ricerca sanitaria alla Fondazione, all'Istituto Neurologico Carlo Bessa di Milano, e nel tempo libero mi dedico sia al tutorship come tutor junior, sia a un'altra associazione che è l'AVIS. Il mio percorso un po', per raccontarvi da dove ho iniziato. Allora, nel 2014 mi sono diplomata, ho conseguito la maturità al Liceo delle Scienze Sociali, e poi mi sono iscritta alla triennale in biotecnologia all'Università del Piemonte Orientale. Successivamente, una volta che mi sono laureata nel 2018, ho deciso di iscrivermi alla magistrale in biotecnologie industriali. Questo perché nel tempo mi sono appassionata un po' a tutto questo ramo, e soprattutto in particolare alle biotecnologie farmaceutiche, mettiamola un po' così. E all'interno di questi due percorsi di studi ho avuto modo, diciamo, di fare due tirocini sperimentali in laboratorio, e qua ho anche avuto modo di diciamo approfondire un po' e capire quali fossero le mie passioni, cioè se mi piaceva di più il laboratorio, se mi piaceva di più un certo tipologia di ricerca. Ad esempio, ho fatto sempre ricerca su animali, quindi diciamo ho avuto anche modo di sperimentare e mettermi un po' a confronto anche con diverse figure che mi hanno permesso di crescere, sia ad esempio tesisti triennali, tesisti magistrali, dottorandi, un po' come tutti nel nostro percorso. Successivamente, a febbraio 2021, quando mi sono laureata, come molti di noi, ho avuto dei dubbi sulle, diciamo, prospettive future, quindi mi sono chiesta qual era il metodo migliore per cercare lavoro e come potevo cercare lavoro in modo efficace e magari seguire anche le mie passioni. Quindi
Quindi, diciamo, cercando tra i vari lavori, mi sono imbattuta in un concorso da borsista biotecnologa all'Istituto Neurologico Carlo Bessa. In particolare era un bando finalizzato ad aiutare in ricerca clinica. Lì per lì, onestamente, non sapevo neanche io che cosa fosse. Quindi mi sono un po' informata, guardando su internet, un po' su LinkedIn, ho fatto anche dei corsi online per vedere se poteva essere davvero la mia strada, visto che era una cosa totalmente nuova, mai sperimentata, neanche all'università me ne avevano mai parlato, quindi mi sono posta anch'io delle domande. Nel mentre ho anche studiato molto per abilitarmi alla professione, perché anche questo era uno dei miei obiettivi, arrivare ad abilitarmi e a iscrivermi all'ordine. Nel mentre che effettuavo la mia borsa di studio e che stava per scadere, è uscito il bando per iscrivermi come collaboratrice professionale di ricerca sanitaria e quindi avere un contratto vero e proprio. E da lì, nel maggio del 2022, quindi da pochissimo, mi hanno fatto un contratto per 5 anni e lavoro e aiuto il mio gruppo di struttura semplice di genetica medica nei vari trial a livello neurologico sulle malattie ereditarie. Che cosa si intende quando parliamo di sperimentazione? Allora, innanzitutto la sperimentazione è un ambito molto molto vasto, racchiude tante cose. Innanzitutto partiamo da quello che si chiama drug discovery. Il drug discovery è una parte fondamentale per individuare le molecole che sono più funzionali poi nelle fasi successive della sperimentazione. Una volta che individuata la molecola, si passa poi alle fasi successive, che sono quelle di sperimentazione preclinica, quindi principalmente su cellule e su animali. Una volta che si è assaggiata, si sono effettuati tutti i test di sicurezza, efficacia, ricerca della dose, capire la via di somministrazione più corretta, si passa poi sull'uomo. Qui viene effettuata tutta quella che è la sperimentazione clinica, con poi successivamente la messa in commercio del farmaco. Quanti e quali sono le fasi della sperimentazione clinica? Vi parlo di questo anche per farvi capire un po' com'è la complessità della sperimentazione clinica, che non è proprio semplice. Allora, c'è una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4. Queste fasi sono ognuna di esse fondamentali per andare a verificare la sicurezza, l'efficacia, andare a capire come lavora la nostra molecola, capire anche la popolazione target, andare a fare studi di farmacocinetica, farmacodinamica. Lo sappiamo molto bene quanto anche complesso, non tutte le molecole che partono dalla fase preclinica arrivano poi alla messa in commercio, quindi bisogna stare anche molto attenti, ci sono anche dei protocolli molto rigidi a livello normativo che seguono la sperimentazione clinica, soprattutto in fase 1 dove spesso ci sono persone, controlli sani. Possono, ovviamente, controlli sani, questo dipende dalla patologia in cui si va a studiare, possono essere anche persone effettivamente malate. Successivamente, vi parlo un po' di quelli che sono i ruoli nella sperimentazione clinica. Nella sperimentazione clinica, i ruoli sono tanti e diversi. Quindi, adesso ve ne mostro qualcuno e poi dopo, nella prossima slide, vi parlerò un po' di quelli che sono i ruoli effettivi per i biologi. Io li ho suddivisi in principalmente due aree, che sono l'area del centro di ricerca, quindi dell'ospedale, dell'istituto in cui arrivano i pazienti per fare i trattamenti, e invece tutta la parte dello sponsor, quindi la casa farmaceutica o chi per esso
lavora al fine di verificare che la nostra sperimentazione clinica venga effettuata nel modo più corretto, seguendo le normative e tutto quello, diciamo, che governa a livello nazionale e internazionale la sperimentazione clinica. Al centro abbiamo diverse, diciamo, diversi figure che sono cardine. Innanzitutto c'è il comitato etico, che è una parte di fondamentale importanza, perché senza questa, diciamo, non ci sarebbe neanche la sperimentazione clinica, perché tutto passa dai comitati etici. Successivamente abbiamo lo sperimentatore principale, o PI, diciamo che è il capo, quello che si fa carico di tutte le responsabilità e tutto ciò che viene all'interno del nostro protocollo clinico. I sub-investigators invece solitamente sono i clinici, quindi possono essere psicologi, principalmente solitamente sono medici, che si occupano di andare, diciamo, a effettuare tutto ciò che è previsto da un protocollo, perché una volta che viene avviata una sperimentazione arriva il paziente al centro, ma comunque abbiamo diciamo delle regole da seguire e sono identificate all'interno del protocollo di ricerca clinica, della sperimentazione clinica, e questo varia in base a ogni studio. Qui c'è scritto, ad esempio, quante volte deve arrivare il paziente al centro ad assumere il farmaco, che visite deve fare per verificare che il farmaco sia sicuro, efficace, verificare la tollerabilità. Successivamente abbiamo anche la figura dello study coordinator, o CRC, diciamo, è una figura cardine anche questa, perché serve, diciamo, da collante tra tutte le figure che ci sono al centro, perché è colui o colei che, diciamo, si prende in carico un po' tutto lo studio e di far rispettare agli investigator, ai sub-investigator, tutto quello che è scritto nel protocollo, comprese anche le normative. Il data entry invece è un'altra figura in cui, diciamo, va a inserire tutti i dati clinici dei pazienti in modo anonimo in quelle che si chiamano CRF, che sono non altro che la scheda clinica del paziente resa del tutto anonima, e che potrà poi consultare lo sponsor per vedere se e come sono state effettuate le varie visite e cosa abbiamo, diciamo, riscontrato nel paziente. Ad esempio, non so, andiamo a verificare l'ECG, se il farmaco magari ha potuto dare dei problemi al cuore, piuttosto che in altre parti che sono descritte nel nostro protocollo di ricerca. Altre figure importanti sono gli infermieri per la somministrazione, per aiuto, diciamo, di supporto alle visite, i biologi, gli psicologi e i farmacisti invece, che si occupano di dare il farmaco, della contabilità, dell'entrata e dell'uscita del farmaco, perché comunque non possiamo dare farmaco a casa al paziente, ma viene dato con un certo criterio e con, diciamo, viene stabilito sempre dal nostro protocollo. Invece dal lato dello sponsor abbiamo altre figure importanti, che sono quelle della CRO, che di solito è un'organizzazione che si occupa di diverse cose, che possono essere ad esempio i monitoraggi, quindi i monitor, che sono un po' coloro che vengono a verificare se quello che sta facendo il centro di ricerca lo sta facendo nel modo corretto, sta rispettando le normative, il protocollo, lo sta facendo nel modo giusto, se si è dimenticato qualcosa, se invece ha fatto qualcosa di sbagliato, ha voluto nascondere delle parti. Perché anche questo, tante volte ci sono così tante cose da fare che alle volte ci possono essere delle sviste, e questo è importante riscontrarlo, perché comunque qualunque dato è importante quando si tratta della vita, della sicurezza, dell'efficacia del farmaco, ma sul paziente stesso. Successivamente un'altra figura importante è quella del clinical trial assistant, diciamo di solito è a supporto del monitor e serve un po'
per fare da collante tra il monitor e il centro di ricerca, quindi è quello che dà un po' tutte le comunicazioni, ad esempio nel caso di interruzione dello studio, una comunicazione urgente, di ridurre i dosaggi del farmaco, oppure che il paziente deve venire a fare una visita in più per verificare che la sicurezza del farmaco sia corretta, o se c'è un'escursione termica di un farmaco, andare a verificare se il farmaco può ancora essere assunto dal paziente. Il medical monitor solitamente invece è un medico dello sponsor che in casi, ad esempio, noi definiamo SAE, che sono degli eventi avversi molto seri, o comunque anche eventi avversi seri che si hanno nei confronti del farmaco, è importante identificarli e agire immediatamente. Quindi diciamo il medical monitor insieme allo sperimentatore principale dà un supporto su come decidere quali cose fare nei confronti anche del paziente che in questo momento magari ha in gioco la vita, anche perché magari può essere anche ospedalizzato. Un'altra figura è quello dello study o project manager, che è quello che va un po' a, diciamo, fare da sostegno a tutta la parte di organizzazione, ad esempio gestire le visite al centro, quando venire, tutta la parte ad esempio di verifica dei documenti, se sono stati fatti nel modo corretto, oppure stipulare le assicurazioni. Il data manager è sempre un'altra figura di supporto che va a verificare che i dati inseriti nelle famose CRF di cui vi parlavo, della cartella clinica del paziente, siano inseriti nel modo corretto, quindi che ci sia concordanza tra i dati. Poi c'è il regulatory affairs invece, che è più una figura che si occupa di tutta la parte di normative, quindi ad esempio voglio mettere in commercio il farmaco, allora il regulatory affairs si occupa di procedere in tutti gli step di messa in commercio al farmaco. L'altra figura importante è quello del biostatista, che serve per fare le analisi statistiche sul nostro farmaco e quindi verificare che il campione sia affidabile e se è necessario ampliarlo. Altri, un ruolo di fondamentale importanza senza cui non possiamo scappare da qui sono AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, e FDA, che loro decidono poi la messa in commercio e come effettuare il nostro protocollo di ricerca, e anche viene a fare delle verifiche nel riscontrare se ci sono delle anomalie nel centro di ricerca. I biologi comunque hanno ampio spazio anche nella sperimentazione clinica, ad esempio nei ruoli di study coordinator, di data entry, i biologi in sé per sé di preparazione e spedizione dei campioni, nel fare monitoraggi, nel clinical trial assistant, nel project manager, nel data manager, nel regulatory affairs. Come vedete c'è un ampio margine. Ovviamente ciascun ruolo ha delle caratteristiche particolari che ognuno di noi deve avere, magari delle specializzazioni, dei corsi. Ad esempio per essere monitor bisogna seguire un corso e dopo effettuare un periodo di affiancamento a un monitor senior e accumulare un tot di ore per poter poi effettuare dei monitoraggi da soli. In questa slide volevo un po' riassumere quali sono, le conoscenze da possedere, ma anche da imparare, perché ovviamente nessuno nasce imparato. E quindi tante cose si imparano strada facendo, lavorando, ecco. Le competenze, basilari, un po', che tutti i ruoli devono avere, è la conoscenza dell'inglese, ma questo mi sembra alla base della ricerca scientifica. Cioè, se volete far parte sia della ricerca di diagnostica che ricerca clinica, è basilare sapere l'inglese. Invece, in particolare in ricerca clinica, è bene conoscere quelle che si chiamano good clinical practice,
sono una normativa a livello internazionale in cui viene definito tutti, diciamo, i principi fondamentali in cui diciamo, condurre una sperimentazione clinica nel modo più giusto e nel modo più anche etico possibile nei confronti del paziente. Poi, conoscenza delle normative nazionali e internazionali che guidano le sperimentazioni cliniche. Tante volte queste normative, diciamo che la maggior parte delle volte, sono uguali in tutto il mondo. Alcune differiscono in ciascuno stato. Nello stato italiano ci sono, ad esempio, alcune normative sui comitati etici e in altri stati magari possono essere diverse. Bisogna essere dotati un po' di capacità organizzative e comunicative, questo è basilare, anche se potete pensare, organizzare una visita di un paziente che viene al centro di ricerca e magari organizzare nella stessa giornata di fare tre tipologie di esami diversi, come possono essere la visita oculistica, la visita fisiatrica, l'ECG, l'ecocardiogramma, una serie di, diciamo, di visite che bisogna comunque incastrare tra le diverse figure che fanno parte dello studio. E comunicative, perché è fondamentale sapere quando, ad esempio, non bisogna dare un farmaco a un paziente, perché magari in quel momento il paziente sta avendo un avvento avverso molto serio, oppure la casa farmaceutica stessa ci dice che è tossico e quindi bisogna sospendere la sperimentazione. E questo è importante, diciamo, per il paziente e per il centro stesso, quindi saper comunicare, saper gestire anche questi eventi che magari possono avvenire all'improvviso. Tante volte avvengono il venerdì sera quando stai uscendo dall'ufficio, quindi questo è importante da saper gestire. Anche altre dote importanti sono la precisione e l'attenzione ai dettagli, perché può sembrare una banalità, ma tante volte una firma nel posto sbagliato o una data nel posto sbagliato può cambiare la validità del documento stesso. E per noi è fondamentale documentare tutto quello che riguarda il paziente, soprattutto per la sua sicurezza e per l'efficacia e il buon andamento dello studio, anche per dare i dati allo sponsor nel modo più corretto possibile. Ma quindi, ora che vi ho parlato tutti questi minuti, che lavoro faccio? Io in particolare sono una biologa che si occupa di gestire i campioni, diciamo, dal prelievo, quindi mi occupo della centrifugazione, della loro preparazione, per poi spedirli nei laboratori esterni che si occupano poi di fare le analisi, e tante volte magari mi occupo anche di fare queste analisi. Lascio la parola a Laura, che vi racconterà un po' il suo percorso invece. Allora, ti ringrazio Gloria, innanzitutto, prima di partire col mio percorso, di quello che ci hai spiegato, perché credo che si sia capito molto bene quante opportunità in realtà ci sono per i biologi all'interno di una sola, diciamo, branca, che è la ricerca clinica. E quindi, ripetiamo sempre, e ci tengo a dirlo perché vorrei che sia il messaggio di stasera, non è proprio così vero che non c'è lavoro per i biologi. Visto che è comparso il dottor Rossetto, non so se voleva commentare qualcosa. Sì, mi permetto di dire questo, che visto che ci sono tantissimi colleghi che ci stanno seguendo già abilitati, il webinar di stasera e il confronto di stasera, lo ricordiamo, che vuole essere uno stimolo sia per chi deve avvicinarsi alla nostra professione, chi sta studiando per fare il biologo, chi deve fare l'esame di Stato, chi dovrà farlo, chi dovrà iscriversi, ma soprattutto anche per chi è già abilitato. Perché voi dite, ma queste cose noi le sappiamo, è il nostro lavoro, le abbiamo già fatte, le abbiamo già studiate, sappiamo il percorso, è vero, però c'è da dire questa cosa. Moltissimi, anche dei colleghi abilitati, molte volte proprio dicono della nostra professione o del nostro ordine, della nostra categoria, non proprio bene, e questo non fa bene alla categoria, non fa bene a noi e neanche al vostro lavoro, perché voi stessi state facendo
ammettendo un errore che avete fatto, e che già potrebbe essere utile da una parte, perché uno dice ammetto di aver sbagliato, ma non reale, non reale con la realtà, perché veramente forse come biologo nessuno mai può fare così tante discipline, e alcune ne sono nate proprio in questi anni, altre ancora di più. Uomini, piante, animali, siamo ovunque, e questo non solo nei laboratori, perché il laboratorio poi fa parte di tutto il percorso anche di ricerca, no? Però vorrei dire proprio qualcosa anche a questi colleghi che, seppur stanno seguendo, magari dicono ok, però sono nel concreto, cosa ci portiamo a casa? Il fatto di voler divulgare e essere il nostro biglietto da visita della nostra professione. Se noi non crediamo in noi stessi, nella nostra professione e nella nostra categoria, chi ci deve credere? Gli altri? Poi ci lamentiamo se non arrivano risultati o se magari non siamo calcolati come dovremmo. Questo voglio far passare come concetto a tutti quanti, e quindi vi ringrazio, perché so che in tanti stanno seguendo, e volevo passare questo concetto, e sarebbe anche carino e utile confrontarsi, quindi se avete qualche esperienza, qualcosa da dire e da domandare, poi potete già postare le domande e le faremo a fine percorso con sia le dottoresse che ci sono qui, ospiti, e il sottoscritto. Lascio di nuovo a lei la parola, e grazie alla dottoressa Marchini per l'esposizione. Grazie a voi. Okay. Allora passo al mio percorso, che come si vede dalla slide avevamo iniziato seguendo sia io che Gloria un percorso lineare, come si vede dalla freccia, però io ci tenevo a farvi notare sotto che ho riportato esattamente le stesse date, lo stesso percorso, tutto aggrovigliato. Questo in realtà lo accennava un po' anche Gloria all'inizio, perché in realtà di lineare il mio percorso non ha avuto assolutamente niente, ma fin dall'inizio il mio percorso è stato abbastanza turbolento, nel senso, io appunto mi maturo come al liceo scientifico, e in realtà io non volevo fare la biologa, volevo fare il medico. Io sinceramente non sapevo nemmeno cosa fosse, cioè che esistesse la facoltà di biologia, da tanto ero abbastanza ignorante sull'università. Sta di fatto che, come spesso accade, si fa il test di medicina e non si passa, spesse volte, e quindi una mia amica mi dice vabbè, ma vai a fare biologia, e per cui casco completamente a caso a fare biologia. E in realtà già soltanto al primo anno, dove non so se, immagino che tra di voi ci siano un sacco di biologi o comunque stanno facendo la facoltà di biologia, al primo anno c'è poco e niente in realtà di biologia, c'è citologia, che è lo studio della cellula. Io lì mi innamoro follemente della cellula, della complessità, di quello che tiene dentro tutta la storia cellulare, che decido di rimanere a biologia. Ovviamente non contentissimi i miei genitori, perché c'era appunto questa diciamo leggenda, o comunque magari ai tempi era vero, non lo so, sta di fatto che c'era questa cosa che se facevi biologia sicuramente non avresti trovato lavoro, al contrario invece dei medici, che hanno lavoro, hanno stima, hanno onori, onorificenze, eccetera. Io comunque testarda decido di rimanere a biologia perché mi era piaciuta tantissimo, e quindi mi laureo nel 2009 alla triennale, per poi proseguire con la magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica. Io durante questo percorso mi innamoro follemente della ricerca scientifica, di base in particolare, e quindi decido di voler in maniera molto molto determinata di intraprendere questo percorso, che non so se più o meno qualcuno di voi lo sa, ma immagino di sì, perché anche si sente parlare spesso, la ricerca scientifica in Italia non è così facile da gestire, né tantomeno è gestita in maniera facile e semplice. Decido comunque di intraprendere questo percorso, e per intraprendere il percorso della ricerca scientifica, poi toccheremo ancora questo argomento nelle slide successive, bisogna fare il dottorato. Il dottorato lo faccio nell'Università di Milano Bicocca, dura 3 anni, dove sostanzialmente si inizia ad avere in mano il proprio progetto scientifico. Questi 3 anni sono stati assolutamente complicatissimi, perché appunto si inizia ad avere a che fare da soli con il laboratorio, con i progetti, inizia a entrare in questo mondo della ricerca che allora, detto così è brutto, però è più pieno di fallimenti, perché magari gli esperimenti non ti vengono
e tu ci provi costantemente, cioè serve tempo per la ricerca scientifica, per arrivare a un risultato soddisfacente. Quindi arrivare quando sei giovane, ancora non è che sai molto di come funziona questo mondo, e vedere che ogni tuo esperimento magari non ti viene, magari non capisci, non è sicuramente un viaggio facile. Però devo dire che sono stati 3 anni stupendi, perché nonostante le difficoltà e le varie frustrazioni mi hanno insegnato tantissimo, non solo a livello proprio lavorativo, ma proprio di vita, cioè che a volte serve tempo, a volte serve sbattere la testa e a volte bisogna entrare nelle cose per riuscire ad arrivare a un risultato. Dopo l'esperienza del dottorato continuo imperterrita a decidere di rimanere all'interno della ricerca, però per varie vicissitudini, io appunto all'inizio ero all'interno dell'università come volevo fare una carriera universitaria, accademica, e quindi poi diventare professore ordinario, anche su questo parleremo dopo per farvi capire com'è che funziona, però per varie vicissitudini non passo un concorso e quindi decido di lasciare la carriera accademica per trasferirmi, diciamo, all'interno dell'ospedale, perché comunque avendo io fatto diciamo un percorso di studio biomedico, a me la medicina era sempre rimasta nel cuore, comunque di fatto, per cui riesco a vincere una borsa di studio al San Matteo di Pavia e inizio la mia esperienza ospedaliera come ricercatrice sempre all'interno dell'ospedale. Lì faccio 3 anni più o meno e oggettivamente sono stati 3 anni stupendi, perché appunto ero molto più a contatto con i pazienti, molto più a contatto con i medici, ed era più una ricerca non ovviamente di base, ma sempre legata al paziente, quindi questo legame medico-biologo a me mi ha veramente entusiasmato e affascinato tantissimo. Durante questi anni al San Matteo la mia capa pneumologa mi propone di iniziare la scuola di specializzazione non medica, che è una scuola appunto che si fa dopo la laurea magistrale e che serve in realtà per una carriera nell'ambito diagnostico, non c'entrava niente con la ricerca, è proprio tutta un'altra strada, infatti dopo anche su questo approfondisco. Io ovviamente non l'avevo nemmeno considerata, perché io ero molto molto determinata su voler fare la ricercatrice, però lei mi convince e adesso la ringrazio tantissimo per avermi convinto a fare questa cosa, perché appunto lei mi dice: Laura, non sai mai come può andare la ricerca, soprattutto in Italia, creati un piano B. Io avevo già nel 2019 una 30ina d'anni, per cui, e avevo già 2 figli, per cui immaginate una con 2 figli che lavora decidere di rimettersi in gioco con una roba completamente diversa e che non c'entrava niente col lavoro che stava facendo e rimettersi a studiare. È stato in realtà un po' non semplice da decidere, soprattutto da intraprendere come percorso, perché bisognava studiare, bisognava seguire le lezioni, lavorare, tornare a casa dei figli. Insomma, non è stato semplice, io ancora la sto facendo, mi manca, devo entrare nell'ultimo anno perché dura 4 anni, però questa è stata in realtà un po' la miccia, la pulce che mi è entrata nella testa, perché aveva ragione la mia capa, a un certo punto si è bloccata l'opzione ricerca, cioè io non avevo più opportunità per andare avanti in maniera ragionevole e intelligente. E quindi ho deciso di lasciare la ricerca e di andare nell'ambito della diagnostica, dove sono attualmente. Cioè attualmente sono in un laboratorio di analisi privato dove facciamo appunto analisi su campioni biologici. Se vai oltre, no, così vado. Ecco, allora, questo è per approfondire, diciamo, i percorsi della ricerca scientifica. Cioè questo è stato il mio primo approccio al mondo lavorativo. Come è stato per Gloria, io sono uscita dall'università che non sapevo nulla, io non sapevo assolutamente che cosa potessi andare a fare, cioè io lo sapevo che volevo fare la ricercatrice, ma non sapevo assolutamente come si dovesse fare per fare la ricercatrice, quindi io me la sono cavata chiedendo in giro, entrando nel mondo della ricerca e cercando di capirlo passo per passo, cioè più lo facevo più capivo
come erano le, diciamo, le opportunità, che cosa dovessi fare, eccetera, eccetera. Io oggi volevo farvi questo schemino perché appunto ci tengo che non ci sia quell'ignoranza che uno esce e dice e mo io che cosa faccio? Come faccio a fare la ricercatrice? Allora, questo è attualmente la come siamo organizzati in Italia. Questo è a grandi linee, ovviamente, adesso non starò nel dettaglio perché sennò stiamo qua due ore. Quello che c'è attualmente è che la ricerca scientifica di base si può fare in università o negli RCCS pubblici, come per esempio lo era il San Matteo di Pavia, ma come il Besta, per esempio, dove lavora la Gloria, o come tantissimi altri IRCCS che se scrivete su Google IRCCS riescono tutte la trafila, e poi ci sono gli istituti privati o gli IRCCS privati. Allora, per quanto riguarda l'università, quindi la carriera accademica, diciamo che il percorso attuale è questo, anche se ci sono state delle modifiche che dopo vi dirò. Ovvero, se io voglio fare la ricercatrice in università, devo fare il dottorato, cioè bisogna partire dal dottorato di ricerca, che come vi ho detto sono 3 anni in Italia, dove tu prendi in mano il tuo progetto di ricerca e tendenzialmente devi finire con una tua pubblicazione a primo nome. Una o più, se riuscite a farne di più, ben per voi. Poi si passa a, diciamo al postdoc, che in Italia è tramite un assegno di ricerca, e poi si inizia la scalata al potere, tra virgolette, ovvero si fanno i concorsi per diventare ricercatore di tipo A, ricercatore di tipo B, a quel punto si fanno i concorsi per diventare professore associato e poi professore ordinario. Puoi passare un attimo alla slide successiva per dirvi che attualmente c'è stato un cambio, c'è stata una modifica tramite il decreto del PNRR, ovvero hanno eliminato la parte che vedete sottolineata in rosso, cioè hanno tolto la figura del ricercatore, innanzitutto degli assegni di ricerca, ma anche la figura del ricercatore di tipo A e di tipo B, ovvero attualmente tramite questo nuovo decreto hanno formato un'unica figura, la figura unica del ricercatore, che sarà un percorso, se non mi sbaglio, di 2 anni più 1 rinnovabili, che possono essere poi ripetuti per un'altra volta, quindi con un massimo di 5 anni, mi sembra. Comunque, se voi andate su internet trovate tutte le informazioni, però questo era per dire che all'interno dell'università prima la situazione era assegno di ricerca RTDA e RTDB. Da quest'anno, cioè da, mi sembra, la fine di giugno, è entrato in vigore il nuovo decreto che elimina queste due figure per farne una sola. Per quanto riguarda invece gli RCCS pubblici, è stata introdotta la piramide del ricercatore, che un po' prima Gloria l'accennava, quindi magari ci può anche raccontare lei la sua esperienza, che è entrata in vigore in realtà dall'anno scorso, mi sembra, da quest'anno, comunque sì. È una cosa fresca. In questo caso la piramide del ricercatore è un'opportunità che secondo me è stupenda per i neolaureati, poco per chi era già all'interno della ricerca, infatti è il motivo per cui io ho deciso di levare le tende, perché in che cosa consiste la piramide del ricercatore? È sostanzialmente un concorso che uno deve fare, di una prova scritta, una prova orale, ma questo poco importa, poi lo vedrete se vi interessa, che dura 5 anni più 5, dove all'interno di questi 10 anni ci sono comunque dei milestone che uno deve raggiungere per poter passare poi sempre più avanti. Che cosa sono questi milestone? Sono semplicemente, tra virgolette, delle pubblicazioni, vincere dei grant e far vedere comunque che si è produttivi all'interno del proprio lavoro. Come vedete, all'interno della piramide del ricercatore ci sono due figure completamente diverse, quella del personale della ricerca, in cui serve la laurea magistrale e ovviamente l'iscrizione all'albo, e il collaboratore di ricerca, che mi sembra che sia quello che fai tu, giusto Gloria? Sì, io sono configurata come collaboratore di ricerca sanitaria, semplicemente perché nel mondo della ricerca clinica la figura del ricercatore, diciamo in Italia, non, se si fa ricerca clinica non si può essere ricercatori, quindi si viene configurati come collaboratori di ricerca sanitaria. E sì, diciamo, ci sono diverse figure, tra cui figure
ad esempio di amministrativi, ma anche figure di ricercatori che lavorano nell'ambito della ricerca clinica, quindi dei biologi. E mi confermi che ho scritto giusto che come, diciamo, requisito minimo basta la triennale? Sì, la laurea triennale e poi ogni anno viene effettuata una valutazione sull'operato, in base, la valutazione viene effettuata in base al lavoro che fai, in base alle pubblicazioni, una serie di cose, e se vieni valutata positivamente puoi passare all'anno successivo. Questo per 5 anni, alla fine dei 5 anni ti viene effettuata una valutazione su tutti i 5 anni effettuati. Se è una valutazione positiva ti può essere rinnovato il contratto in base anche al fabbisogno dell'istituto. Dopo 5 anni, dopo, diciamo, totalizzato 10 anni, ma questo è valido anche per il ricercatore, in teoria in base ai fabbisogni dell'istituto puoi essere assunto. Ma per essere assunto, noi come biologi, essere assunti negli enti pubblici, devi avere la scuola di specializzazione, se no non c'è possibilità di lavorare in ospedale. A meno che non fanno una legge nuova, questa non lo so. Esatto. Alla fine negli ospedali purtroppo c'è ancora questa, ma che poi purtroppo, insomma, c'è la necessità della scuola di specializzazione. Per quanto riguarda gli istituti privati e gli RCCS privati, come vedete sotto io non ho messo nulla. Questo perché ancora non c'è una regolamentazione della carriera del ricercatore scientifico all'interno di questi istituti. Cioè ognuno si organizza a sé. Con contratti a sé stanti decidono loro qual è la carriera che vogliono far fare, se borse di studio, se partita IVA, quindi non c'è una carriera definita come può essere per l'università o per gli RCCS pubblici. Dottor Rossetto vuole... Sì, volevo intervenire perché appunto si è parlato di... Dottoressa Macchini diceva per accedere al pubblico bisogna avere la specializzazione, è vero. Io ho avuto possibilità di confrontarmi con diversi dirigenti, o meglio, per le ATS, i direttori generali, e molti lamentavano questa cosa, perché dicevano chiaramente noi dobbiamo assumere tramite con biologi che hanno la specializzazione. Ok, uno, ce ne sono poche di specializzazioni. Due, non ci sono le borse di studio. E quindi da dove li peschiamo se poi questi non ci sono? Quindi... tanto vale, non ha senso questa cosa, e mettevano in discussione il fatto appunto di magari dover selezionare o dividere o valutare in modo differente, che non vuol dire abbassare chi ha la scuola di specializzazione, ma invece alzare chi ha la scuola di specializzazione a ruoli leggermente più alti di quelli che attualmente vengono dati, e magari aprire delle piccole parti a chi invece non ha la specializzazione per il pubblico, perché comunque non ce ne sono, non ci sono, così come non ci sono medici, infermieri, farmacisti, anche biologi non ce ne sono, quindi per questo può essere una discussione importante, la stiamo affrontando, io personalmente mi sto confrontando con loro ed è molto importante e è bello sentire da loro e dai vari territori la differenza anche di pensiero su questo aspetto, quindi chi lo sa, la dottoressa Macchini ha detto si cambierà magari la legge, magari qualcosa succederà. Chi lo sa, lo vedremo più avanti. Grazie. Prego, a voi. E vai pure alla successiva, che ecco riguarda invece la parte della diagnostica, ovvero della medicina di laboratorio, nonché il mio attuale lavoro, in che cosa consiste? Sostanzialmente si ha a che fare appunto con i campioni biologici dei pazienti, e sostanzialmente la medicina di laboratorio che scopo ha? Ve li ho messi qua in punti sintetici per capire qual è lo scopo del gioco, tra virgolette, ovvero la medicina di laboratorio ha come scopo quello di diagnosticare una condizione clinica del paziente che è venuto a farsi l'analisi, valutare la predisposizione di certe malattie per appunto quel paziente con le valutazioni genetiche, per esempio, valutare lo stadio della progressione della malattia, quindi monitorare il paziente e anche la terapia che lui sta facendo per capire se sta funzionando, se non sta funzionando, se bisogna modificarla, eccetera. Valutazioni tossicologiche, o si possono fare anche studi di popolazione. Per esempio, io attualmente, avendo a disposizione tantissimo materiale, perché nel momento in cui il paziente viene, fa l'analisi, si creano ovviamente dei risultati, io ho a disposizione un ventaglio di dati e di numero di popolazione che
è incredibile. Quindi io posso andare ad analizzare, capire, a dividere in sottogruppi la mia popolazione di interesse e cercare di fare uno studio di popolazione su un determinato marker, su una determinata malattia e una determinata terapia che sta facendo quel paziente e così via. Per quanto riguarda, diciamo, le specializzazioni che ci sono all'interno della medicina di laboratorio, ve li ho messi invece puntualizzate dall'altra parte e vedete che ci sono diverse specializzazioni. C'è quella analisi chimico-cliniche e microbiologiche, la microbiologia e la virologia, l'anatomia e istologia patologica, la genetica e l'immunoematologia trasfusionale. Quindi ricopriamo un sacco di temi. Dove si fa... Mi dica, dottor Rossetto. Sì, no, mi scusi, ma è perché stanno scrivendo anche sulla... Vi ricordo che siamo online sia su YouTube che su Facebook, sulla pagina biologiperilrinnovamento.com e il gruppo, e stanno scrivendo anche in privato, no? Prima ho scritto io in un suo commento, stava dicendo appunto che all'inizio si fallisce magari facendo dei test, quindi si perde un po' la speranza e tutto, e in questo caso ho scritto fallisce è chi non prova alla fine. È provocatorio anche, vorrei dire, tornando leggermente al discorso precedente, poi la faccio ripartire e arriva anche una domanda, è proprio che nel pubblico non si è assunti, ma invece il biologo con dottorato nel privato sì. Allora, quindi la sanità è sanità, serie A, serie B, no, non c'è. Quindi secondo me qualcosa si può rivedere e si può anche ridiscutere. Arriva questa domanda che ci fa Agnese Vincenzi, c'è un tipo particolare di specializzazione più pertinente per lavorare in ospedale? Anche qui è un'ottima domanda e questo è anche discutibile e noi l'abbiamo affrontato come biologi per il rinnovamento nel nostro programma e lo vedrete a breve. E dice sempre, inoltre è possibile conciliare scuola specializzazione e lavoro. Qua lascio rispondere a voi. E allora, dipende dalla scuola, nel senso che... Allora, il problema delle scuole di specializzazione non mediche è che non ha un regolamento proprio, purtroppo. Cioè non è stato proprio stilato un regolamento ad hoc per la scuola di specializzazione non mediche. Quindi quello che fanno le università per gestire le scuole di specializzazione non mediche è rifarsi al regolamento delle scuole di specializzazione mediche, copiarlo, comunque prendere spunto da lì e poi gestircelo tra di noi. Questo, a mio avviso, è un problema molto grave. Primo, perché ogni università a quel punto fa quello che vuole, la gestisce come gli pare e non solo l'università stessa, cioè la unica università, ma per esempio l'Università di Pavia non è che ha solo una scuola di specializzazione non medica, ne ha per esempio tre: microbiologia, patologia e genetica, e penso altre, comunque adesso mi vengono in mente queste, e ognuna ha la sua organizzazione. Quella di genetica è completamente diversa dalla mia, che è la scuola di specializzazione su patologia biochimica clinica. Quindi questo già è un problema da mettere a posto per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il lavoro e l'associazione, proprio per questo motivo alcune scuole obbligano a fare il tirocinio pratico nei laboratori che decidono loro. Quindi è un po' complicato unire lavoro e la specializzazione. Il caso della mia scuola, per esempio, permette che tu possa fare le ore di tirocinio nel laboratorio di analisi o comunque nel laboratorio convenzionato con la scuola e quindi poter lavorare contemporaneamente. Dovete informarvi con la segreteria per capire, con la scuola che volete fare ovviamente, per capire se è fattibile questa cosa. Purtroppo un discorso non vale per tutti. E soprattutto mi permetto di intervenire anche per il fatto che molti lamentano perché noi siamo poco nel pubblico, comunque abbiamo difficoltà come biologi a entrare nel pubblico. Ricordiamoci che siamo figura sanitaria dal 2018 e grazie al presidente Danna che ha perorato la causa assieme a Lorenzin e quindi siamo diventati figura sanitaria. Non è così semplice entrare in un contesto che è già settato e che magari era già anche, non dico saturo, ma comunque a posto a livello di numeri, seppur il nostro ruolo è fondamentale, quindi va ridiscusso sicuramente. E adesso con le case della comunità, lo avete visto, ci sono tantissimi aspetti e i biologi lì possono fare tanto. Personalmente me ne sono occupato anche
in recente, proprio di far entrare i biologi, magari di provare nelle case di comunità a farli entrare, e anche nel nostro programma troverete informazioni in merito anche su questo. Chiaramente non vogliamo, non possiamo svelarvi nulla per quanto riguarda quello che c'è in corso. C'è sempre, ricordiamo, un ordine dei biologi nazionale attivo con le cariche attive, quindi rivolgetevi anche a loro, perché chiaramente questo è un momento particolare. Però vorrei insomma affrontare questa di domanda che Marco Pellizzari fa, che è forse una delle domande più proposte e riproposte, anche facendo il moderatore con il presidente nelle sue dirette. Non c'è diretta ormai da 3 anni quasi che le facciamo ogni mese, che questa domanda non passa. Prima o poi le pagheranno e per forza succederà qualcosa, anche se abbiamo avuto come biologi del rinnovamento Lombardia un'idea che sveleremo al 15 di settembre su come eventualmente, quando se non dovessero arrivare le scuole di specializzazione o comunque arrivare questi fondi da una parte, magari riuscire ad averli da altre situazioni, che adesso chiaramente non vi svelerò perché non vogliamo bruciare alcune tappe. Tra l'altro, sottofondo sentite anche l'ambulanza, non sono diventato io, stanno venendo a prendere me, ma vi assicuro che secondo me qualche modo in più per riuscire ad intervenire su questo aspetto c'è. Non vi aspettate che queste cose si possano cambiare, semmai si saranno dalla nostra parte gli elettori, in 2 giorni. Cioè, qua si parla di un mandato intero per poter affrontare tutti i temi, e portare da casa 70% sarebbe già oro. Poi se chiunque vi promette il 100% di quello che scrive è forse un po' poco reale. E rispondo solo a Lucrezia d'Archivio, che chiede se la diretta rimarrà salvata. Assolutamente sì, la troverà sempre su YouTube e sulla pagina Facebook. Mettete anche mi piace sulla pagina e il gruppo Facebook di Biologi per il Rinnovamento. Prego, lascio continuare di nuovo a voi. Grazie. No, in realtà abbiamo quasi finito, nel senso che questa era giusto una slide per dirvi quali sono le figure che ci sono all'interno dell'ambito della medicina di laboratorio, quindi della diagnostica, e come vedete c'è ovviamente personale laureato, quindi ci siete voi biologi se volete, sia con triennale che con magistrale, ma l'importanza assoluta è che siate iscritti all'albo, perché se no non potete assolutamente lavorare. Ve lo ricordo perché sembra una banalità e soprattutto c'è molta ignoranza a riguardo, ma non perché si è stupidi, ma perché proprio non ce lo spiegano in università, ma per fare veramente svolgere la professione del biologo serve l'iscrizione all'albo, sottolineo. Sì. No, poi, è abuso di professione, senza iscrizione all'albo, abuso di professione, c'è il penale, ve lo ricordo, quindi non è uno scherzo. Sì, non è una banalità dell'ordine che vuole che cioè così, pagate, fate, proprio che a livello legale poi si va nei casini. Poi ci sono dei tecnici che però in questo caso serve propriamente la laurea da tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Quindi tendenzialmente non sono biologi, sono proprio tecnici di laboratorio, proprio la laurea a sé stante, e poi abbiamo il direttore di laboratorio per forza, con laurea in biologia o chimica, che abbia per forza il titolo della scuola di specializzazione non medica che vi dicevo. Quindi che cosa serve la scuola di specializzazione non medica? Cosa serve fare questi 4 anni di scuola in cui tu paghi e nessuno ti paga? Per avere la carriera, cioè fare una carriera, tra virgolette, da direttore di laboratorio e quindi gestire un laboratorio di medicina biologica, che non è banale. Cioè, l'altro giorno stavo guardando un po' le normative, cioè se voi andate a spulciare un po' le normative di un laboratorio di analisi, la responsabilità di un direttore di laboratorio è enorme, quindi non sono bazzeccole, è un lavoro e un ruolo veramente di un'importanza cruciale. Qui giusto per finire ci tenevamo tutti a dirvi, appunto ricordando l'albero dei biologi, che di lavoro come biologi ce n'è tantissimi, come avete visto anche dalle slide della Gloria. Non è che il biologo nel laboratorio di ricerca clinica può fare una cosa, ne può fare tantissime. Nel laboratorio di diagnostica puoi essere laureato e basta, come puoi farti la scuola di specializzazione e fare il direttore di laboratorio. Nella ricerca scientifica, nonostante sia un ambito veramente difficile in Italia,
le opportunità ci sono quattro diversi luoghi dove si può andare, quindi non fatevi prendere dal panico, da quello che vi dice la gente, ma fate il biologo, non lavorerete mai, non è vero niente, cioè dovete un attimo staccarvi dai pregiudizi che si hanno, informarvi come si deve e ragazzi, prendere la strada giusta. Ecco, la cosa che ci tenevamo anche a dirvi è questa: forse la cosa importante non è tanto che non c'è lavoro, quanto scegliere la via giusta per fare il lavoro giusto. Quindi se io voglio fare il ricercatore, un master forse non ha molto senso, andate piuttosto a fare un dottorato, oppure volete lavorare in azienda, cercate di capire se servono dei master piuttosto che il dottorato. Cioè, cercate di non perdere tempo, ecco, andando a fare cose a caso, perché magari è... E l'altra cosa che volevo dirvi, poi sto zitta, giuro, è che c'è sempre la possibilità di cambiare. E un esempio sono io, per esempio. Cioè, io ero molto determinata nel fare la ricercatrice, pensavo non ci fossero altre opportunità al mondo, e invece qua sono andata a fare tutt'altro. Iniziando la scuola di specializzazione all'alba dei 30 anni, e vi assicuro che ci sono persone che lo fanno anche all'alba dei 50, perché si può fare. Cioè, se uno vuole cambiare la sua strada, lo può fare, perché opportunità ce ne sono, basta costruirsi il proprio futuro. Assolutamente. Basta, assolutamente, e comunque il lavoro del biologo è così ampio, come dicevamo, e le possibilità per i biologi sono così ampie che in verità non c'è un limite, se non della nostra fantasia e della nostra professione, chiaramente. Questo è importante continuare a ricordarlo, che siamo anche a volte cambiare. Non è segno di incoerenza, lo dico sempre, ma a volte anche di intelligenza, perché se non si riesce ad eccellere in un'attività, magari si può provare un'altra strada e essere anche qui la discussione aperta, perché insomma molti dicono meglio essere il piccolo dei giganti che il gigante dei piccoli, anche su questo tema, no? Si può discutere. L'importante è provarci, l'importante è dare il massimo, e questo sicuramente. Arrivano due testimonianze. Chiara Usai dice: ho rinunciato ad una scuola per l'altra perché la frequenza obbligatoria di 5 settimi anche senza borsa dovevo pagarla io, e ho fatto la scelta più compatibile anche per il mio essere madre. Questo assolutamente, perché molte volte ci sono tutto ciò che è la nostra vita privata che non facciamo presente, non teniamo presente. E poi Marzia Bedoni si dice: grazie per aver raccontato le vostre esperienze ed aver evidenziato anche le luci e ombre del nostro fantastico lavoro. Ed è vero, perché comunque questo è questo webinar e questo talk era dedicato principalmente, come dicevamo, a chi si deve avvicinare a questo mondo, chi sta studiando, chi sta ancora finendo magari l'università, e chi è già abilitato e non sa se iscriversi per lavorare o che cosa fare veramente, come sfruttare i suoi studi al 100%. Ecco, ci arriva una domanda e farei anche passare, grazie regia. Per quanto riguarda il settore ambientale, ci saranno novità? La figura del biologo acquisirà importanza, perché sembra che la possibilità sia sempre associata all'ambito medico. Alessandro la grotteria, non so il titolo giusto, però voglio dire che il biologo ambientale in questi ultimi anni lo si è visto, l'Ordine ha fatto un ottimo lavoro, è un grandissimo lavoro, creando anche il CNBA, creando attività, ed era sì messo davvero tanto in disparte, però noi l'abbiamo fatto anche poi con la Lombardia, prima come ex delegazione, oggi ex delegazione Lombardia, anche nella VAS, VIA, siamo stati convocati tantissime volte da Regione Lombardia e tanti altri, quindi assolutamente le possibilità per il futuro, visto che l'ambiente è al centro del One Health in questo momento, e sicuramente le sfortune anche di quello che è il nostro mondo a livello ambientale, a livello climatico, sta dando, sicuramente sarà al centro dell'attenzione. Abbiamo già fatto un webinar con il professor Bonizzi proprio il 5 di agosto, ce ne sarà un altro il 19 con lui, e parleremo anche di cambiamenti ambientali, quindi ci segua e potrà postare le domande anche al professor Bonizzi, che è dell'Università Statale di Milano, quindi sa benissimo chiaramente anche quali sono i prospetti per il futuro anche a livello accademico. C'è un'altra domanda, Michela Bardelli. Buonasera, non mi è chiaro un aspetto. In diagnostica non si può lavorare in ospedale se non come direttore di laboratorio frequentando la scuola di specializzazione? Non riesco a inquadrarla. Cioè, le sta chiedendo se non ha la scuola di specializzazione
non può lavorare in ospedale, cioè nel pubblico, perché qui in ospedale non è chiaro se è pubblico o privato, nel pubblico si può lavorare solo esclusivamente se si ha la scuola di specializzazione, questo è un dato di fatto attualmente. Nel privato con dottorato, ad esempio, si può, quindi spero di aver risposto alla sua domanda. Arriva ancora qualche ringraziamento, grazie anche a voi. Vorrei, se mi concedete nel mentre, vediamo se arriva qualche altra domanda, proporre il calendario dei prossimi eventi, e questo è il calendario della Biologi per il Rinnovamento Lombardia, che trovate sempre sulla pagina biologiperilrinnovamento.com/notizie. Cliccate Lombardia e trovate le notizie, ma non solo della Lombardia, le troverete di tutto il gruppo nazionale. Questa è quella di oggi, chiaramente, e avremo il 9 di agosto, cioè domani mattina alle 11, quindi riprendiamo subito con l'analisi della composizione corporea con Fabiano Merzari, e si parlerà dalla teoria alla pratica, quindi andiamo, diciamo, sulla parte di nutrizione e non solo, però, perché la BIA viene usata veramente per tantissime attività, anche nella ricerca viene usata, va a complementare anche un pochino quelle che sono le attività di ricerca. Il 19 agosto, come dicevamo, cambiamenti ambientali e spillover, 24 microbiota, e poi andiamo al 27 con interventi nutrizionali e nutraceutici, 30 interazioni tra alimenti e integratori, e ce ne saranno ancora a settembre, la prima settimana, la seconda, la terza. Andiamo fino a ottobre, i titoli del 3, del 5, del 10 e del 12 li daremo a brevissimo, però ecco, queste sono solo alcune, e oltre a questo vi ricordiamo anche che faremo dei roadshow per quanto riguarda la Lombardia in 3 o 4 province della Lombardia, e troverete avrete la possibilità di incontrarci e confrontarvi direttamente con noi, anche con i vostri problemi personali, non chiaramente familiari, ma intendo di lavorativi, come biologi, quindi potete esporre le vostre particolarità e quelle che sono magari alcune problematiche che magari anche un po' in ombra, e possiamo portarle all'attenzione e magari discuterne insieme. Il 23 di settembre, salvate la data perché la data più importante di questo roadshow sarà a Milano, e lo faremo il 23 settembre alle 17:18 fino alle 20:30-21. Ci saranno 200 posti massimo, e ne abbiamo più di 85 già prenotati, senza ancora partire con la divulgazione. È incredibile, però pensiamo a un sold out sicuramente. Vi ringrazio, se mi concedete i saluti lascio chiaramente a voi il saluto finale. Vi ringrazio per averci seguito, e domani mattina alle ore 11 sempre su questi canali ci troverete con un nuovo webinar. Grazie per averci seguito, e grazie a voi dottoressa Pandolfi e dottoressa Marchini per la vostra esposizione. Grazie a voi per l'opportunità. Buonasera a tutti.